Vicino alla centralissima Piazza Castello, nello storico palazzo dell'Università degli Studi di Torino, progettato agli inizi del Settecento ed attuale sede del Rettorato, si trova una biblioteca che unisce il passato al presente. È la biblioteca storica di Ateneo Arturo Graf, attiva sin dal 1720. La biblioteca ha, nel corso degli anni, assunto la propria specificità, ospitando i libri e le riviste della Facoltà di Lettere e Filosofia, impreziosendo il suo patrimonio grazie ai prestigiosi fondi librari personali di professori e studiosi dell'Ateneo e del territorio, quali Arturo Graf, Augusto Rostani, Arturo Farinelli, Piero Martinetti, Emanuele Arto, fra i fondi più antichi, e Paolo Murialdi, Lionello Sozzi, Arnaldo Pizzorusso ed Enrico Castelnuovo, fra i fondi più recenti. Attualmente il patrimonio bibliografico della Biblioteca Storica di Ateneo Arturo Graf conta circa 200.000 volumi, comprendenti testi rari ed antichi, e oltre 500 testate di periodici. Un libro primogenito. Così Primo Levi definì Se questo è un uomo, la sua prima opera. La sua testimonianza autobiografica di ciò che accadde nei lager è conosciuta in tutto il mondo. La copia, conservata alla Biblioteca Graf, fa parte di una primissima edizione pubblicata nel 1947 dalla casa editrice Francesco De Silva. Il libro era stato rifiutato dalle Einaudi, che lo pubblicherà solo nel 1958. Il volume è stato restaurato nel 2019, nel centenario della nascita dello scrittore, e fa parte del Fondo Enrico Castelnuovo. Italo Calvino scrisse: Se questo è un uomo, è un libro che per sobrietà di linguaggio, potenza d'immagini e acutezza psicologica è davvero insuperabile.